prossimo weekend tutti al mare! Prossimo weekend tutti al mare, se il tempo lo permette. Assolutamente sì, sembra di sì, aspettiamo la gente fortunatamente e dopo tanto tempo che venga a rilassarsi al mare. Le prenotazioni vanno bene, naturalmente il tempo è stato non clemente finora, adesso si iniziano a registrare le prime presenze turistiche e devo dire che in percentuale rispetto agli anni scorsi iniziamo a vedere qualche turista in più. Inizia bene, un anno di passaggio 2023 per la riorganizzazione del settore mediante l'emanazione della nuova legge che avrà per oggetto la tutela delle concessioni esistenti e l'attribuzione delle nuove. Tutto dipenderà dalle risorse, così come stabilito dalla Corte di Giustizia Europea e tra piccole certezze e incertezze la vocazione turistica di Pescara pare proprio non patire conseguenze. Abbiamo rifatto tutte le palme nuove, ombrelloni nuovi, arredo nuovo, giochi nuovi. Perché ci crediamo nel lavoro, crediamo nel servizio, nel giusto rapporto qualità-prezzo. L'anno particolare, credo che siamo arrivati al punto, ci sarà, credo, l'agognata riforma delle concessioni dei maniali, credo che giustamente bisogna tutelare le imprese che hanno investito e che hanno creato un valore con delle leggi preesistenti, la Bolkestein. Questo non vuol dire avere dei vantaggi, perché poi molti non comprendono, però in base alle leggi che lo Stato italiano faceva, cioè sulla sabbia abbiamo creato imprese, chi è stato più bravo, chi meno bravo, chi è stato più fortunato, chi meno fortunato, ma le leggi non possono essere retroattive. Quindi in un discorso di riorganizzazione necessariamente che occorre, anche tutelando le leggi e comunque facendo sì che altri possano iniziare ad implementare le concessioni, quindi creare nuove imprese, credo che ci sia necessariamente bisogno di una riorganizzazione e di una tutela. Ora si attende il prossimo weekend e se qualcuno mancherà all'appello ci sarà l'altra occasione del ponte del 2 giugno.